Ciao a tutti, benvenuti in un video dedicato a Hemp. Sicuramente già avete visto i miei video dedicati a Hemp. È un sito dove acquisto abbigliamento e gadget vari. Allora, ho fatto altri acquisti e adesso ve li faccio vedere. Iniziamo dalla maglietta. Ho preso la maglietta di Wonder Woman. Eccola qui. Molto 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 bella. È originale ovviamente. E poi ho preso il cappellino di Harley Quinn con le orecchie. È tutto rosa con la scritta Harley Quinn col cuore. Abbiamo le orecchiette. Questo è il cartellino che poi dopo devo togliere, Birds of Prey, perché fa parte dell'ultimo film di Harley. Dietro è così. È davvero togliamo il cartone, è davvero molto molto carino. Anche all'interno troviamo l'etichetta Bird of Prey. Eccolo. Bene, adesso che viene d'estate, questo è proprio super carino. Bene, poi ho preso il braccialetto di Harley Quinn che ho indossato. Miss Me Pudding è di perline rosse e nere con la medaglietta centrale. Hai laccetti per poterlo chiudere. Questo qui pure l'ho preso su Hemp. Allora, poi ho preso questa super borsa a forma di gatto. C'è il nasino ricamato, poi abbiamo dietro la zampetta ricamata e una cerniera. Porta sia i manci per poterla mettere così, sia la tracolla. Questa marca è Banned Alternative. Dentro è bella capiente, porta sia dei taschini e sia la cerniera interna. Devo dire la verità, non me l'aspettavo così grande, meglio grande che piccola. Le borse grandi servono sempre a una grandezza buona, ecco, molto è molto bella, molto molto sfiziosa. Per chi ama i gatti neri. Poi ho preso, visto che siamo in tempi di mascherine, ho preso questa. Quindi io da domani andrò camminando così. Qui c'è il simbolo Hemp, due belle paia di corna. Qua dice stai tranquillo, stai rock and roll. Allora, la confezione comprende sia la mascherina così, quindi con il loro simbolo, le corna, poi c'era anche lo scheletro, sono io che ho scelto le corna perché mi piace, sia questa qua tutta nera, quindi volendo, se diciamo uno non vuole uscire con le corna in faccia, si può mettere questa qua tutta nera, tipo ninja, però sinceramente a me piace più quella, è più bella. Però può sempre servire questa. Per ultimo abbiamo il Funko Pop di Jenny. La 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 la. Vi ricordate il telefilm Una strega per amore? I Dream of Jenny. Hanno fatto il Funko Pop, troppo 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 bello. Eccola qui, è troppo carina, bella la genietta, devi dire lo voglio, troppo bella, col suo vestitino rosa, il completino ovviamente rosa da genietta, i capelli così, proprio come nel film. Questo è un film, è un telefilm degli anni 80,
bella. Dentro c'è anche la base. Sì, c'è la basetta per appoggiarla, ovviamente. Per caso la si vuole tenere fuori dalla scatola. Questa è la numero 965. Questi sono i gadget che ho preso su Amp. Questo cappellino a camminare, non vedo l'ora. Bella la maglia mi piace molto, calza anche bene, meno male. Ebbene, bene. E quindi da domani mi vedrete per strada così. Ok, io spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e alla prossima. Ciao ciao!